Ciao a tutti e benvenuti in questa seconda puntata di Potter News. Lo so, vi ho fatto aspettare parecchio, vi chiedo scusa, ma finalmente ci siamo e cercherò di essere più attivo con questa rubrica, anche se per accumulare un certo numero di notizie comunque c'è bisogno che passi un lasso di tempo abbastanza sostanzioso. Ma direi di non perderci in chiacchiere e di cominciare subito con tutte le novità potteriane di questi ultimi due mesi, perché sono davvero tantissime. Cominciamo dai libri. Ragazzi, quest'anno è il 20° anniversario della Camera dei Segreti, che uscì esattamente un anno dopo la Pietra Filosofale in Inghilterra, quindi parliamo comunque della versione in lingua originale. Bene, come ricorderete, l'anno scorso sono arrivati questi volumi qui in edizione speciale con le varie case di Hogwarts. Ebbene, arriverà quest'anno anche la Camera dei Segreti brandizzata con i colori delle quattro case. Io, ad essere sincero, non so se le prenderò o al massimo ne sceglierò una da portare avanti, perché acquistare 7 libri per ogni casata è davvero abbastanza impegnativo, e quindi io non so se lo farò, e fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Questa era la prima notizia, ma passiamo alla seconda, che in realtà è un po' più datata. Si parla della versione italiana esclusiva del 20° anniversario, edita da Salani, e che sono arrivate in libreria a fine gennaio, esattamente il 25 gennaio. Infatti Salani ha riproposto tutti e 7 i volumi della saga di Harry Potter con le copertine originali, quindi con le prime copertine in assoluto, anche se all'interno è da segnalare che è stata riportata la nuova traduzione, quindi solamente la parte estetica è uguale a quella vecchia, anche se il carattere utilizzato per il titolo è leggermente diverso, e poi troviamo attaccato il bollino 20° anniversario. In ogni caso, una bella occasione per recuperare questa versione per chi magari avesse cominciato da poco a leggere Harry Potter. Secondo me sono comunque le più belle, forse perché ci sono molto legato, visto che le acquistavo man mano che uscivano, ma ragazzi, a me piacciono tantissimo, quindi vi consiglio di recuperarle qualora non aveste neanche una versione della saga. Bene, ma andiamo avanti perché ci sono altre novità, visto che il 2 ottobre di quest'anno arriverà in lingua inglese la versione illustrata delle fiabe di Beedelbardo. Quindi, dopo Animali Fantastici Dove Trovarli, ecco che arriverà anche quest'altro volume totalmente illustrato, e sicuramente a distanza di 1-2 mesi, io presumo verso Natale, arriverà anche la versione italiana edita da Salani. Sono curiosissimo, ancora non è stata rilasciata neanche la copertina del volume, ma è stato confermato che arriverà ad ottobre. Quindi prepariamoci, perché il prossimo anno molto probabilmente troveremo anche il 15 attraverso i secoli a questo punto. Ebbene, Salani invece propone anche un'altra novità, che ancora è una notizia, diciamo, che non è stata battuta largamente, ma io sono riuscito a scovarla dentro Amazon, perché spulciando tra le novità di Amazon in arrivo e tra le prenotazioni, ecco che ho beccato che Salani, a data ancora da destinarsi, ma non penso ci voglia molto, sta traducendo in italiano i due volumi della British Library che sono usciti proprio in occasione della mostra che si tiene a Londra, dedicata ai libri di Harry Potter e a tutta la magia e a tutti quegli artefatti e tutti quei personaggi che sono stati presi da spunto dalla Rowling ed inseriti all'interno della sua storia, o comunque tutte le creature fantastiche che lei ha tratto dalla mitologia inglese, ad esempio, oppure Nicholas Flamel, un personaggio molto importante nella storia dell'alchimia, della magia. Quindi, ragazzi, è davvero una mostra che secondo me varrebbe la pena visitare, mi piacerebbe tantissimo vederla, ma che comunque è riportata all'interno di questi due volumi che Salani porterà in Italia. E quindi aspettate prima di acquistarli in inglese. Fortunatamente io non li avevo ancora presi e li prenderò direttamente in italiano una volta editi da Salani, appunto. Ma ragazzi, in tantissimi hanno parlato di una notizia clamorosa che è stata rivelata proprio a gennaio. Ebbene, la mostra Harry Potter The Exhibition arriverà in Italia quest'anno. Lo sapete ormai tutti, tantissimi hanno già prenotato i biglietti, e arriverà a Milano, esattamente alla Fabbrica del Vapore, dal 12 maggio al 9 settembre. In tantissimi mi avete chiesto se io parteciperò, se io andrò a visitarla, e ancora non so dirvelo con certezza, perché ho un mezzo programma di andare a Londra quest'estate, ma qualora questa cosa non si concretizzasse, allora sicuramente opterò per andare a visitare la mostra di Milano. Naturalmente, nel caso, vi farò sapere il giorno esatto che andrò a visitarla, così magari potremmo incontrarci
incontrarci, vederci, visitarla assieme, quindi in ogni caso vi farò sapere, vi terrò informati. Questa mostra è davvero molto molto interessante, anche se io non la consiglio fortemente, perlomeno chi non abita a Milano o zone limitrofe e ha già visitato la mostra di Londra, ha visitato gli studios, io sconsiglio di spendere molti soldi per un viaggio appositamente per andare a visitare questa mostra qui. Io lo farei soprattutto anche per il bene del canale e mi piacerebbe moltissimo portarvi con me, ma lo sconsiglio appunto a chi c'è già stato a Londra, perché sicuramente moltissime delle cose che saranno in esposizione in questa mostra le abbiamo già viste anche lì, e sicuramente lì ce ne sono molte molte di più. Ma in ogni caso ci sono già delle prime immagini promozionali, questa mostra è già stata in America, è stata a Barcellona, è stata in tantissime altre città europee, e da quello che si può già scovare anche su YouTube sembra davvero molto interessante. E poi alla fine della mostra c'è anche uno shop strapieno di cose potteriane che mi piacerebbe davvero poter agguantare, quindi vedremo, vi parlerò più avanti, vi aggiornerò di questa mostra e magari potrebbe essere una bella occasione per incontrarci. Ma restando in tema mostre, questa primavera estate anche ai Warner Bros. Studio Tour ci saranno delle grandi novità. Dopo la nuova sezione dedicata al binario 9 e 3 quarti e quella dedicata alla foresta proibita, ecco che ci sarà un periodo speciale dove ci sarà un'intera sezione dedicata a Harry Potter e il calice di fuoco, perché nella sala grande verrà allestito un set dove sarà presente appunto il calice di fuoco e verrà mostrato come sono stati realizzati gli effetti di fuoco all'interno del calice, e il calice sputerà anche dei bigliettini con i nomi. Sarà possibile inserire il vostro nome dentro il calice di fuoco, che poi ne sputerà fuori alcuni, e potrete anche conservare come ricordo questi bigliettini direttamente dai set di Harry Potter. Ma non solo questo, perché ad esempio ci sarà anche il gigantesco bagno dei prefetti, che ricordiamo è quello dove Harry aprirà l'uovo assieme a Mirtilla Malcontenta, e come ricorderete ci sono tantissimi rubinetti a cascata che erogavano acqua di tantissimi colori. Quella è una scena iconica di quel film, perché questi rubinetti sono davvero impressionanti, erano da tantissimi ed era come una sorta di torta enorme a vari piani formata da questi rubinetti. Ebbene, saranno esposti anche questi e funzionanti all'interno del tour, e vi faranno vedere come è stato ricreato l'effetto dell'acqua multicolore che sgorgava da questi rubinetti in metallo. Bene ragazzi, anche questa è un'occasione in più per tornare agli studios, è un'occasione in più, anzi un motivo in più che mi spingerà sicuramente a tornare a Londra quest'estate, o almeno spero, ma vi aggiornerò anche di questo. Ma adesso ragazzi parleremo di un'azienda che sta molto cara a noi tutti, e si tratta di Funko. Funko ha ufficialmente confermato la nuova wave di Harry Potter, che sarà dedicata alla Camera dei Segreti. Tutti i personaggi che vi avevo menzionato nel video precedente sono stati confermati, ma adesso ve li vado a ricapitolare perché c'è qualche piccola novità. Intanto è stato ufficializzato il pop di Nick quasi senza testa, e quindi sarà davvero molto bello, perché sicuramente sarà un pop trasparente, ma spero vivamente facciano un lavoro migliore rispetto a quello del Demiguise, perché ragazzi quello è venuto veramente malino, la testa è troppo gialla per i miei gusti. Poi è stato confermato il pop di Tom Riddle, quello di Ginny che tiene in mano il diario di Tom Riddle, e poi abbiamo una nuova versione del trio, e questa volta il trio sarà in tenuta da erbologia, quindi probabilmente qualcuno, sicuramente Hermione o Ron, terrà in mano una mandragora, di questo ne sono praticamente sicuro, e probabilmente avranno i classici parorecchi che abbiamo visto nel film. Ma la novità più grande è quella che in questo nuovo set sarà presente il primo Chase della serie di Harry Potter, ma anche di Animali Fantastici, perché non c'era mai stato un Chase in queste wave, e si tratterà di Gilderoy Hallock. Ragazzi, sarà presente una versione regular e una versione Chase, ma purtroppo ancora non abbiamo nessuna notizia né di come sarà la versione normale, quella regolare, e neanche della versione Chase. Io in ogni caso sono già sicurissimo che prenderò la Chase, a prescindere, perché ragazzi, Harry Potter, il primo Chase, non può non essere preso, quindi partirà ufficialmente la caccia. E questo pezzo, ragazzi, prendetelo immediatamente qualora lo voleste, perché schizzerà le stelle nel giro di pochissimo tempo, questo ve lo garantisco.
E parlando ancora di Funko, sono state annunciate anche le nuove Rock Candy a tema Harry Potter. Saranno ben 6, ma un pezzo sarà esclusiva del Funko Shop, quindi davvero sarà difficile reperirlo se non a un prezzo molto alto. I regular saranno 4 e si tratterà di Albus Silente, di Voldemort, di Harry con la sfera della profezia in mano e anche di Ron in versione Quidditch. Molto carine anche queste Rock Candy, anche se io ho ufficialmente smesso di acquistarle e non ne prenderò altre. E il pezzo in esclusiva del Funko Shop sarà invece Sirius Black in tenuta da Azkaban, e poi ne avremo anche un'altra esclusiva, questa volta di Barnes & Noble, e sarà Neville Pachock con la spada di Grifondoro tra le mani nella scena epica del finale, quando appunto Neville taglia la testa a Nagini, è esattamente in quella stessa posizione con gli stessi abiti e le stesse ferite. Quindi questa è la nuova wave di Rock Candy in arrivo quest'anno. Ma ragazzi, siamo ancora ben lontani dall'aver concluso, perché ci sono tantissimi altri prodotti di cui dobbiamo ancora parlare, come ad esempio il nuovo gioco da tavola che verrà realizzato tramite un crowdfunding su Kickstarter che partirà a breve e che è stato anche ufficializzato da Warner e appoggiato da Warner, perché questo gioco da tavola sarà davvero molto molto interessante, perché è composto da un tabellone e diverse carte da gioco da associare ai diversi personaggi che verranno schierati in fazioni opposte e poi si sfiderà ad una sorta di battaglia di Hogwarts. Ebbene, ci saranno delle carte da associare ai propri personaggi, che saranno carte pozione, artefatto e incantesimi, e sarà appunto un gioco molto divertente e un gioco espandibile con nuovi personaggi collezionabili. Ma non è l'unico nuovo gioco che è stato annunciato, perché arriveranno anche delle bacchette interattive. Al momento ne sono previste 3, una è quella di Voldemort, una quella di Silente e l'altra quella di Harry. Saranno vendute in America per circa $25 e saranno in delle confezioni cieche, cioè bisognerà acquistarne una e si scoprirà quale delle bacchette vi sarà capitata solamente dopo averla acquistata, quindi una sorta di blind box dove potrete trovare una delle 3 bacchette in modo casuale. Ma la particolarità è che queste bacchette elettroniche potranno realizzare degli incantesimi, sono davvero tanti, saranno 11 magie differenti e 4 modalità di gioco. La modalità più interessante è quella che somiglia un po' a un laser tag, perché avrete delle vite che saranno indicate da dei LED sul manico della vostra bacchetta e ogni volta che verrete colpiti da un incantesimo ne perderete una. E appunto la modalità di gioco sulla carta sembra molto interessante, ma poi bisognerà naturalmente aspettare le recensioni e vedere come andrà a finire in realtà la giocabilità di queste bacchette. Io sono molto curioso e probabilmente ne prenderò una o due per provare a fare qualcosa. E poi ragazzi, ho tenuto per ultimo la novità più grande, nonostante io ve ne avessi già accennato anche in questo caso nel video precedente: LEGO ha ufficializzato il primo set dedicato ad Harry Potter e sarà quello relativo alla Sala Grande. Uscirà ufficialmente in tutti i negozi il 1 agosto 2018, in alcuni store è già prenotabile, io sono molto indeciso se prenderlo o meno perché temo di dover acquistare anche gli altri set, visto che ci saranno successivamente nuovi set da acquistare e da agganciare a questa prima parte, quindi verosimilmente si potrà realizzare l'intero castello di Hogwarts. Questo primo set conta poco più di 850 pezzi e, ragazzi, saranno presenti 10 mini figure collezionabili e quindi avremo Harry, Hermione, Ron, ci saranno anche Draco Malfoy, Susan Bones, Hagrid, Albus Silente, la professoressa McGranitt, il professor Raptor con un turbante girevole che nasconde il volto di Voldemort, Nick quasi senza testa, ma anche Edwige, Crosta, Fanny, il basilisco che è nascosto nella Camera dei Segreti, avremo anche lo specchio delle brame e tantissimi altri dettagli tratti dal primo e secondo film di Harry Potter. Il set è aperto su di un lato e all'interno appunto troviamo la Sala Grande con le sue tavole e con tutti i ragazzi seduti alle panche con un banchetto in atto, troveremo i professori e troveremo tantissimi altri dettagli come gli stendardi, come ad esempio i fantasmi, come abbiamo detto Nick quasi senza testa, ed è davvero molto molto
molto dettagliato e devo dire che a me anche il livello di realizzazione e colori piace molto di più rispetto alla prima versione, al primo castello che uscì tanti anni fa in concomitanza ai film. Fatemi sapere ragazzi voi cosa ne pensate, questo set costerà 99€ e io appunto sono molto combattuto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se lo prenderete, se l'avete già prenotato, se vi interessa fare questo set e costruire l'intero castello di Hogwarts, a me piacerebbe molto, ma lo spazio ragazzi, lo spazio è sempre il problema principale perché non so dove andare a mettere la roba, però devo ammettere che mi tenta fortemente e il prezzo non è neanche così esagerato se contiamo che il Millennium Falcon uscito di recente costa circa 800€, quindi 99€ è una cifra anche più o meno abbordabile. Ebbene ragazzi, anche per questa seconda puntata di Potter News è tutto, spero vi sia piaciuta, cercherò di farne più spesso, ve lo prometto. Qualora il video vi fosse piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella. Qualora voleste acquistare delle magliette a tema Harry Potter come questa che indosso oggi, potete trovarle tranquillamente su Pampling e utilizzare il codice sconto 7potter per avere il 15% di sconto su tutti i vostri acquisti. E ragazzi, io a questo punto vi devo dare appuntamento al prossimo video e non resta che salutarvi. Ciao!